sicuramente come una vittoria. Secondo te in questo doppio confronto dove è stata più brava la Lazio, dal punto di vista tattico, dal punto di vista mentale? Ah, guarda che la partita è stata in 180 minuti, no? Questa è la precedente. Secondo me abbiamo stato noi più intelligenti all'ora di saper gestirla, di mettere a volte una squadra forte come la Roma in difficoltà. Ma niente, abbiamo dimostrato che abbiamo gente forte e che ce la possiamo giocare con le big. Luca, da capitano com'è stata questa serata? Ci descrivi le tue emozioni anche poi a distanza del doppio confronto, insomma? No, indescrittibile. Oh. Arrivare in una finale lasciando fuori al rival di casa, cioè, troppo indescrittibile, ma niente. Dobbiamo dimenticarla subito perché domenica c'è una partita importante e questa non finisce oggi. È solo un passaggio finale, non l'abbiamo neanche vinto, quindi certamente che la gioia è grande, ma dobbiamo mettere i piedi sul terra. Avete dimostrato però di avere forse più personalità, più cattiveria rispetto alla Roma. Guarda, no, non è facile giocare con un risultato avverso, è un 2-0, quindi come ho detto, magari l'intelligenza nostra è saper accessare quei 2-0 giocando con la desperazione di loro. Certamente che tante cose le abbiamo fatto benissimo, ma dobbiamo migliorare se veramente vogliamo aspirare cose importanti. C'è una preferenza? Si sta rivelando veramente un sì, certamente. Uno che conosco bene la piazza, che ha giocato qui tanto tempo, che ha vinto uno dei quelli campionati più importanti nella Lazio. Speriamo che ci porti a noi a quello che vogliamo. Napoli o Juve, Biglia ce l'ha una preferenza per la finale? No, stiamo parlando di squadre forti. Qualunque che tocchi, dobbiamo giocarsi. Grazie.